Quanti veicoli sono previsti oggi in arrivo? Allora, come macchine agricole dovremmo stare su una trentina di macchine agricole. In questo momento ne sono presenti una ventina, c'è sempre il ritardatario di turno che aspettiamo con ansia. Abbiamo una bellissima schiera di Fiat, in realtà non solo Fiat, perché sono Fiat OM, il più anziano è del 1952 presente qui oggi. Questa è l'occasione giusta per far avvicinare i possessori di questi veicoli bellissimi al mondo ASI, pure perché questi sono veicoli che possono essere certificati, possono avere il CRS, la targa oro, perché non avere qualcosa di più rispetto ad una macchina agricola nel fienile. È un modo per far vedere queste macchine agricole che hanno permesso agli italiani e ai contadini dell'epoca di andare più veloci nell'agricoltura. È stato difficile reperire questi esemplari? No, questa è una zona dove di esemplari ce ne sono tanti, ci sono tantissimi trattori, purtroppo come sempre si tende a tenerli in campagna nel fienile e non utilizzarli come macchine espositive. Questi raduni possono essere anche l'occasione per creare un legame con le produzioni enogastronomiche del territorio, per iniziare poi a mostrare quello che il territorio produce, visto che abbiamo delle peculiarità eccellenti. Il fine delle nostre manifestazioni è quello di portare in giro il nostro mondo motoristico e far vedere in giro la nostra storia motoristica, ma in realtà portiamo in giro anche tanta cultura e soprattutto ci avviciniamo alla cultura del posto, perché non l'enogastronomia del posto, anche perché noi abbiamo un territorio campano ricchissimo. Questo primo raduno è soltanto, come dire, un battesimo di un evento molto bello che ci auguriamo possa espandersi, ingrandirsi anche per le edizioni future. E oltre a raccontare la storia, il passato agricolo di queste terre, magari possiamo raccontare anche le produzioni, quindi le eccellenze del territorio. Esattamente, questo appunto è la prima edizione, quindi seguiranno altre edizioni, magari con esposizioni dei prodotti del territorio, cioè le bellezze del mangiare buono, perché non solo Olivete produce appunto il fagiolo occhio nero, l'olio, però ci abbiamo Cogliano col suo tartufo, abbiamo Laviano con i suoi caciocavalli, altri paesi qui dintorni con le loro eccellenze. Noi dobbiamo puntare, ecco, mettere le eccellenze insieme alle macchine agricole, perché senza le macchine agricole le eccellenze manco le potremmo fare. Quindi nei prossimi anni sicuramente evolverà al meglio la manifestazione. Siamo con Don Umberto alla fine della cerimonia inaugurale di questo primo raduno. Ci troviamo nel piazzale del Santuario della Madonna della Consolazione e dalle parole della sua benedizione emerge un messaggio di pace, di vicinanza, ma soprattutto proprio di grande amore per la bellezza. Una bellezza che gli uomini appassionati e le donne appassionate che hanno partecipato a questo raduno esprimono attraverso i mezzi che hanno messo qui in esposizione. Sì, perché la bellezza si può trasmettere in tanti modi, però vedete, questa è la cosa particolare, è che si trasmette mediante il lavoro dell'uomo ed è forse la cosa più difficile ma più bella da trasmettere alle nuove generazioni. Allora dobbiamo ringraziare davvero coloro che hanno permesso questo primo raduno. Perché? Perché vedere dei trattori significa vedere delle ere, no? Delle generazioni che lavorano e hanno lavorato il terreno stesso. È quello che poi serve a noi per poter vivere.